molto spesso è stato presente, quasi sempre qui. Sempre. Una bella occasione per me di venire. Ci sono tante cose per venire, come l'ho detto. E Torino, c'è Massimo, c'è Gianluca, è una bella cosa. Dunque, tante buone ragioni di venire a Torino. Una di queste è anche per parlare della Juve. Lei non si è mai tirato indietro. Come la vede la Juve in questo periodo? Per il momento. Come la vede? Che cosa? La Juve. Boh, ha finito quanto ha finito? Terzo? Sì. Allora, oggi quello che è importante è di essere fra i primi qualificati nelle coppe. Dunque ha fatto il suo lavoro, non ha fatto una grande cosa non essendo campione, ma ha fatto quello che doveva fare. Poi dopo, sapete, sono delle cicle dove le società vanno un po' meno bene, dopo vanno un po' bene. Dunque così, ma a me non mi è dispiaciuto. Ti piace Thiago Motta come allenatore? Non lo conosco come allenatore, come giocatore è stato un buon giocatore. Ha bisogno di acquisti importanti la Juve? Pochi, innesti? Ha bisogno dei soldi per fare acquisti importanti. Beh, magari con la Champions arriveranno. Non lo so, questo, io non sono dentro. Però per quanto riguarda la giornata di oggi, comunque abbiamo visto tanti amici, quindi ha colpito il fatto che lo spogliatoio vive ancora, anche se non c'è più un tetto. Lo spogliatoio? Vive ancora, è presente, tanti amici, tante cose, quindi non si esce mai dal calcio. Ma sapete che ho vissuto 5 anni meravigliosi qua in Italia e a Torino con giornalisti più vecchi di voi, ma si stava benissimo, dunque, poi dopo ho fatto tanti gol, dunque la gente si ricorda bene di me, dunque questo è importante. E dopo, l'ho detto, ritornare qua è sempre un piacere. Sono venuto per le 100 anni della famiglia Agnelli l'altra volta, ho visto tanti giocatori, più della nuova generazione che della mia generazione, ma è sempre un piacere. Poi dopo lo spogliatoio rimane lo spogliatoio, quello che abbiamo fatto con dei giocatori rimane per la vita, ecco. E voi siete qua per dirle, per trasmettere alle nuove generazioni quello che vecchi come noi abbiamo fatto. Abbiamo fatto prima. Almeno devono servire a qualcosa i giornalisti. A proposito di nuove generazioni e di numeri 10, si parla tanto qui a Torino di dare la numero 10 anche in futuro a Kenan Yıldız. Le piace come giocatore? Non lo conosco, mi dispiace. Senta, ma invece in che condizioni è il calcio italiano secondo lei, visto da fuori? Che momento sta vivendo? Il calcio italiano direi che al livello del club sta ritornando a qualcosa di importante, visto dalla Francia, visto dal mio piccolo paese. Al livello della nazionale purtroppo non è che la vedo giocare, non la conosco molto bene, ma le ultime prestazioni al livello delle qualificazioni mondiali sono state negative, invece all'Europei l'avete vinto, dunque non lo so, ma al livello del club sta per risalire bene. Invece il calcio europeo, si parla molto del futuro del calcio, di quale deve essere, Superlega, deve cambiare qualcosa per essere sostenibile? Non lo so se deve cambiare qualcosa, saranno le giudici dell'Europa che decideranno se si deve cambiare o no. Io penso che come è stato fatto il calcio è stato bello, ma non penso che non possiamo non cambiare, perché è così, la legge Bosman non è stata una bella legge per il calcio, ma ha cambiato tutto. Oggi nelle club non ci sono più giocatori della nazionale, sono giocatori da tutto il mondo. Per me non è stata una bella cosa, ma è così, è la vita, è la legge, è il sistema. E altre competizioni possono arrivare. Quello che ho detto stamattina nel giornale, se arrivano, se il mondo deve cambiare la faccia, dobbiamo mettere i giocatori dentro. I giocatori non possono più stare fuori di tutte queste nuove cose che possono arrivare, se arrivano. Ma l'idea della Superlega le piaceva? Come era stata costruita? Non posso dire niente su questo, perché è normale che arrivi una Superlega. Se le giudici europei le dicono che possa arrivare, arriverà, perché sono tanti anni che le club non vogliono più partecipare alle cose dell'UEFA o della FIFA. Vogliono organizzare le loro cose da solo. Se le giudici decidono, lo faranno. Non è. Dopo dire sì o no, non cambia niente. Intanto si farà. E poi dopo la cosa che almeno non è male è che la filosofia e le leggi europee dicono non possono avere una lega privata, dunque devono avere uno, due, tre gruppi per salire e retrocedere. Questo almeno è una buona cosa, dunque se arriva una Superlega arriverà con 3 divisioni. Signor Platini, una domanda. Allora, lei ha rilasciato una recente intervista dove le hanno chiesto il calcio è migliorato o peggiorato. A tal proposito, visto che manca a quanto pare, secondo le sue dichiarazioni, il calcio dei giocatori, perché viene più reputato il calcio degli allenatori, forse è il caso anche di investire qualcosa in più nel settore giovanile proprio per formare di più, anche caratterialmente,
giovani calciatori o bisogna dare un po' penso, una bastonata agli allenatori? No, penso che il sistema ha fatto che oggi gli allenatori hanno preso il potere sui giocatori. Noi siamo dei bambini della strada dove giocavamo così per divertirsi. Oggi il ragazzo è formato a 11 anni, 12 anni, dunque è entrato in un sistema dove è formato fisicamente, psicologicamente a fare quello che deve fare. Dunque per me è cambiato, dunque dire che è migliorato lo posso dire perché si gioca bene, perché ci sono tanti buoni giocatori, ma dopo direi al contrario che ci vedo meno giocatori che creano qualcosa perché penso che a un certo momento non le lasciano più creare quello che vogliono. Vediamo che numero 10 non ci sono più. Manca un po' forse l'individualità? Non lo so, sono le club e le organizzazioni tecniche che mettono le cose in modo di fare che giocano così o non giocano così. Un ricordo velocissimo di Gianluca Vialli, visto che siamo nel contesto migliore per poterlo ricordare? Beh, Gianluca Vialli è stato sempre un ottimo ragazzo, solamente quando faceva gol contro di me no, ma dopo quando l'ho conosciuto meglio è stato sempre bravo, poi dopo ha lottato molto bene, ha creato questa cosa con Massimo Mauro, dunque ha lasciato qualcosa di bello nella sua vita e mi fa piacere partecipare a quello che ha lasciato, alla sua eredità. Però il roi del green rimane lei, vero? Il roi del green no, 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 no. Tanti ex giocatori che diventano subito allenatori di grandi squadre, non peraltro l'ultimo Company che è andato a Bayern Monaco, penso anche a Xavi Hernandez a Barcellona, Thiago Motta che a quanto pare della Juventus. Manca quasi il percorso della gavetta dell'allenatore, tornando al discorso di prima, arrivano pronti via subito dal campo alla panchina. È un passaggio. Sì, ma alla fine vince Ancelotti. Questo il mondo gira, noi invecchiamo, gli allenatori invecchiano, arrivano altri. Presidente di società, altri fondi che vogliono creare qualcosa di nuovo e poi dopo quello che ha fatto Thiago Motta a Bologna è stato bello, visto da lontano, dunque è normale che può crescere in un'altra squadra che ha più ambizione, questo è normale, è il sistema oggi, il sistema, i contratti non li rispettano più nessuno, può andare a un club l'anno prossimo partire e essere fuori, è così la vita del calcio di oggi, è una vera vita professionale, dunque non ci sono più sentimenti. Perché è bravo. Chi è la favorita per gli europei secondo lei? Le favorite? Non lo so, direi di quello che vedo da abbastanza lontano, direi che la Francia, il Portogallo, l'Inghilterra sono quelli che hanno le mezzi per vincere. Dopo c'è la Germania che gioca in casa, dopo c'è la Spagna, l'Italia che possono arrivare anche a questo, dunque ritroviamo le solite squadre che conosciamo. Mi ricollego velocemente ad Ancelotti, costante, vince sempre. Un'altra costante ai suoi tempi. Ma vince sempre, vince tanto. Vince sempre perché al Real Madrid. E il Real Madrid se lo mettiamo punta al Nancy, non so se va a vincere la Champions. Perché in terza serie, non penso che vincerà. Dunque. Però il Real Madrid, e questa è una costante, come Ancelotti, punta tanto su giovani talenti anche dal Sud America. Vinicius, arriverà Hendrik. Che cos'è il Sud America oggi rispetto a un Sud America, a un Brasile degli anni in cui giocava lei, dove già arrivavano grandi talenti, ma era un po' meno giovani forse? Ma il Sud America era un po' come l'Italia, un po' come la Spagna, paese di calcio, come l'Inghilterra, paese di calcio, che hanno dei talenti puri da più di 50 anni, che invece dopo la Francia ha dovuto creare un sistema di calcio perché non era allo stesso livello che l'Italia, che la Sud America per creare dei giocatori. Dunque ritroviamo sempre questi che hanno una cultura molto importante e che giocano a pallone nelle strade, sulla spiaggia e tutto. E alla fine arriva chi tocca nel pallone. Se tu non dai un pallone a un bambino, non è che gioca bene a pallone. Se Mozart non gli dà un piano, non so se si gioca bene a piano, ma se gli dà il piano, giocherà bene. Chi è il favorito per la Coppa America? Già è difficile per l'Europa, pensa per l'America. Parlava di cicli, oltre ai soldi, cosa serve alla Juve per iniziare questo nuovo ciclo? Non lo so. Un ingrediente che secondo Michel Platini serve? Non posso dire questo. Bisogna parlare con le dirigenti della Juve, non con me. Non lo so. Ti viene mai voglia di tornare a contare qualcosa, non soltanto a fare il pensionato? Tu sembravi la questa svolta. Questa è una brutta domanda. Sembrava che quando c'eri tu lassù
il calcio davvero fosse cambiato, potesse essere il calcio dei calciatori che conoscono e cambiano. Poi sappiamo com'è andata a finire, io penso che ti abbiano fatto fuori. No, ma io conosco le dirigenti di oggi come di ieri, loro, la loro preoccupazione è di fare sempre più denaro, dunque creare nuove competizioni per fare denaro. Io ho sempre avuto l'intenzione di fare delle competizioni per dare un po' di gioia al pubblico e che le competizioni sono belle. E quando tu fai delle belle competizioni, alla fine vengono le denari, ma non fare il contrario. Sulle magliette c'è ancora scritto respect, che era una cosa che almeno questo, anche se poi questo rispetto qualche volta rischia di essere più una parola che una realtà. Però ci sono delle cose che rimangono di quello che hai fatto tu. Oh, non lo so. Beh, io penso sì. Non so. Tu hai un po' di orgoglio per quello che hai provato a fare? No. Non ci pensi, non hai un po' di rimpianto? No, per non aver questo, finito il lavoro? No, non lo so, ho sempre provato di fare tutto bene quando andavo a qualche parte, quando ho giocato alla Juve ho provato di fare bene le cose. Sono andato alla Coppa ero presidente dell'organizzazione della Coppa del Mondo, ho provato di fare delle belle cose, sono 30 anni fa, sono andato all'UEFA, ho provato di fare delle belle cose, ormai si ritorno a qualche parte, oggi proverò di fare delle belle cose, sarà un po' più difficile, ma ci proverò. Non ci hai detto se torni, se hai voglia di tornare a fare qualcosa? No, ormai no. No, voglio bene accompagnare qualcuno che avrà le stesse idee che me, l'aiutare, ma da solo no, non ce la faccio più. Ma come consulente della Juve in questo ruolo? Cioè... No, non voglio più entrare in questo sistema, nel club e tutte queste cose. Non ci sono più da un club da quando ero vicepresidente al Nancy negli anni 90, sono 35 anni che non sono più dentro un club. Sono più allenatore da 40 anni, sono più giocatore da 45 anni. Dunque, penso che ci sono tante cose da fare nel calcio, per il bene del calcio si trova delle belle cose da fare che la gente, la panza come me, posso aiutarli. Ma la prima che vorrebbe fare? La prima... Quello dirò l'anno prossimo. Ah, l'anno prossimo? Lo dirò l'anno prossimo. Grazie, andiamo che oggi alla presentazione. La Juve ha sempre un posto nel suo cuore, comunque. Non lo so. Ah, la Juve, nel mio cuore? Sì, sempre. Anche tu ce l'hai molto. Sempre. Quello lo dico in Italia quando sono in Francia, che dico in Nancy. Un abbraccio.